In chiusura vi parliamo di una proposta turistica particolare, quella di riscoprire la città attraverso la storia dei personaggi che l'hanno abitata. Domani, infatti, nella giornata nazionale di trekking urbano, Catania diventa meta di passeggiate culturali. Maria Torrici. Non il classico giro turistico, ma una passeggiata culturale alla riscoperta dei luoghi del Risorgimento italiano. Luoghi che hanno fatto grande Catania, consegnando alla storia tasselli importanti nel glorioso ma spesso sanguinoso processo di unificazione nazionale. Questa è la proposta illustrata oggi dal sindaco a Palazzo degli Elefanti di Etna Ingegnusa, un'associazione culturale che aderirà domani all'ottava giornata nazionale del trekking urbano. Una iniziativa che si svolgerà contemporaneamente in diverse città d'Italia. Ma io penso che sia una bella maniera per riscoprire il centro storico di Catania, le bellezze di Catania, la pedonalizzazione di Catania attraverso questa giornata mondiale del trekking urbano che anche a Catania abbiamo voluto celebrare. Quando mi è stato proposto dall'assessore Laccale e dagli organizzatori se si potesse tenere a Catania, ho detto subito sì, perché non soltanto è una bella giornata sportiva, ma anche culturale e turistica. Sarà una passeggiata breve, di 1,5 km circa, interamente gratuita, con partenza ogni mezz'ora da Piazza Cutelli, condotta con brio e con ricerca di particolari da una guida preparata che illustrerà eventi e personaggi proprio nei luoghi nei quali i fatti si sono storicamente svolti. Noi proprio nel popolo di Catania andremo a cercare i protagonisti della nostra passeggiata, sarà un giornalista, Salvatore Barbagallo Pittà, che fu colui che animò la prima rivoluzione del 1837, una donna, Peppa la Cannoniera, che nel 1860 quasi da sola tenne testa all'intero esercito borbonico schierato, quindi il contributo di questi personaggi, che mai qui nomi magari non sono ricordati nei libri di storia, ma che la storia l'hanno fatta a partire da Catania.